Restiamo sull'economia, abbiamo aperto con una crisi, ma la Toscana prova a rialzare la testa dopo quasi 7 anni di crisi e anche se non si può ancora parlare di ripresa, iniziano a vedersi i primi segnali positivi. Ce ne parla Sara Polica. Per la prima volta dall'inizio della crisi, nel 2014 in Toscana si è arrestata la caduta del PIL, che non è cresciuto ma nemmeno calato come è successo nel resto del paese. Troppo poco per parlare di ripresa, ma un dato incoraggiante per il futuro, viste anche le stime positive contenute nel rapporto sulla situazione economica nella nostra regione, realizzato da Unioncamere e IRPET, secondo il quale il PIL toscano crescerà dell'1,2% nel 2015 e di un ulteriore 1% nel 2016. Motore trainante di questa crescita, ancora una volta, il buon andamento della domanda estera. Le aziende che si trovano nella filiera dell'export stanno aumentando il loro fatturato, stanno assumendo, mentre invece purtroppo tutte quelle aziende che sono volte al mercato interno ancora stanno soffrendo tantissimo. Tra i vari comparti, la maglia nera va all'edilizia, su cui pesa una domanda che resta ai minimi storici. Segnali positivi invece arrivano dai dati sull'occupazione. Nel complesso dunque una buona base su cui si innesteranno ulteriori risultati positivi nel 2015, anno in cui ci si aspetta la ripresa sia dei consumi individuali che degli investimenti. Non altrettanto ottimista il parere della CGIL. La situazione economica di tutto il paese è ancora abbastanza incerta, l'eventuale ripresa molto fragile, e che non è con strumenti temporanei, con i bonus, men che meno con l'ingegneria istituzionale della lavoristica del Job Act che si risponde. La presentazione del rapporto è stata anche l'occasione per il presidente Rossi di ribadire la sua posizione sulla situazione greca. Non si può stare né nelle mani di una manica di bavaresi, rigoristi, ordoliberali che sono incapaci di capire le necessità di investire, né nella mano di avventuristi e populisti come questo Tsipras.